Buongiorno, benvenuti e bentornati sul mio canale. Oggi sono con la mia amica Daniela. Ciao! Avevamo la mattinata libera e allora ne abbiamo approfittato subito per fare quattro passi. E qui ci troviamo esattamente a Molini, una frazione di Calasca Castiglione. Ho pensato per l'escursione di oggi di venire a visitare un santuario sul torrente Anza, meraviglioso, che è il santuario della Madonna della Gurva. E poi, visto che siamo qui, prenderemo il sentiero GTA che ci condurrà nella bellissima Val Segnara, che è una valle che non conosce nessuno, non è frequentata e il tempo a disposizione questa mattina è poco. Però insomma, cercheremo di addentrarci il più possibile. Noi abbiamo parcheggiato nel parcheggio privato del ristorante Il Tiglio. Noi adesso ci incamminiamo e buona visione! Il santuario della Gurva è stato edificato a ridosso di un enorme masso erratico, a strapiombo sul torrente Anza. Inaugurato nel 1641, è dedicato alla Madonna delle Grazie, per i fatti prodigiosi che risalgono alla sua origine. Questo santuario è eletto luogo del cuore Fai. Molto caratteristica ed importante è poi la festa della Madonna Assunta, il 15 agosto. In questa occasione viene portata in processione qui una statua lignea settecentesca della Madonna, con la partecipazione della milizia tradizionale di Calasca. A sinistra. Abbiamo percorso 1 chilometro di strada asfaltata e adesso siamo in questo bivio, ci sono i cartelli indicatori. Noi dobbiamo proseguire dritti attraversando quel ponticello. Praticamente stiamo percorrendo, come dice qui il cartello, il sentiero natura. Acqua, terra, cielo. Il percorso acqua inizia a Calasca e termina all'Alte Segnara, sviluppandosi lungo il rio Segnara. Il percorso terra intermedio parte dall'Alpe Segnara e arriva fino all'Alpe Camino, in boschi di latifoglie e conifere. Qui è possibile incontrare una ricca fauna di caprioli, cinghiali e tassi. Il percorso cielo infine si estende dall'Alpe Camino fino all'Alpe Lago, in un'area aperta tra larici e prati, ove facilmente sono avvistabili le aquile. Gli alpeggi sono ancora caricati in estate e all'Alpe Lago vi è il rifugio Pirozzini, che è il bivacco del Cadi Macugnaga. Subito dopo il ponte arriviamo alla borgata dei Patei e giriamo a destra, seguendo sempre il sentiero natura. Abbiamo seguito il rio Segnara un po' in falso piano e adesso siamo arrivati a questo bivio con i cartelli. Noi dobbiamo girare a sinistra per proseguire sul nostro sentiero natura. Davvero interessante questa Val Segnara, sembra quasi un po' la Val Grande, molto aspra, bello. Comunque il sentiero è davvero tenuto bene, nei punti più esposti ci sono le protezioni. We'll be right back.
Capioda. Bellissimo. Quattro zampe. C'è da dire che una volta abbandonato Rio Signara, che era in falso piano con tutti i suoi bei ponti, poi parte via, si attacca su questo sentiero. Che caldo! Un dislivello in ciù verticale. E dopo 6 km e 2 ore di cammino siamo arrivate all'Alpe Pozzetto. Pausa colazione con un buon tè caldo e panini alla Nutella. Ce lo siamo meritato. Stiamo un po' studiando la mappa perché vogliamo capire cosa riusciamo a vedere da qua, dall'Alpe Pozzetto. Ecco, infatti qua davanti a noi possiamo vedere la Croce del Cavallo, la Punta della Cinquegna, il Mottone, il Pizzo del Ton e il Pizzo San Martino, e forse quella che spunta dietro è la Weissmiss. Alpe del Lago, 2 ore. Sono le 11:40 e facciamo ritorno. Per l'Alpe Camino danno 50 minuti e questa mattina non li abbiamo. Torneremo perché è davvero bello, merita. Lasciamo l'Alpe Pozzetto e torniamo giù su Rio Segnara. Fa veramente freddo perché non batte il sole qua. Mamma mia! Ci sono alcuni tratti in discesa che sono particolarmente ricoperti di foglie. Per cui ecco, bisogna prestare un attimo di attenzione perché tutto è molto ripido. Piano! Siamo tornati al fiume. Eccoci qua, dopo quasi 11 km siamo tornati alla macchina e alla Locanda del Tiglio. Quindi è stata davvero una bella mattinata, anche se non abbiamo raggiunto l'Alpe Camino come avevamo in mente, e abbiamo visto un pezzettino di Val Segnara che merita davvero. A domenica prossima con un altro video su YouTube. Alla prossima!